Buonasera, buonasera ai nostri intervenuti questa sera. Ho qui ai miei lati due colonne della Sergio Bonelli Editore, due autori che non avrebbero bisogno di presentazioni, ma se no che ci starei qui a fare, quindi ovviamente li presento. Pasquale Ruglio. Ovazione per Pasquale, sceneggiatore di, penso, tantissimi personaggi ormai, hai messo le mani su tanti danni in ogni luogo, ma soprattutto ti ricordiamo per Dylan Dog, naturalmente, di cui hai scritto decine e decine di storie, due miniserie che portano la tua firma, Damian e Cassidy, e da qualche anno impegnato quasi a tempo pieno su Tex, di cui è un sceneggiatore particolarmente importante. Alla mia sinistra, Giovanni Freghieri, disegnatore, credo, se non ricordo male, qualche volta è successo che disegnasse, e anche lui una colonna di Dylan Dog, di cui è disegnato decine e decine di centinaia di tavole, tantissimo, prolificissimo disegnatore, 7-8 mila, beh, mica male, eh? Quante tavole hai sceneggiato di Dylan Dog? Siamo lì, ma non è che le avete fatte tutte assieme, non ci avete detto niente, no, però avete collaborato molto spesso assieme. Dylan Dog, ma anche tu hai messo le mani su altri personaggi della casa editrice, ti è capitato, intanto hai iniziato con Belle Bronco, in Bonelli, poi soprattutto Martin Mister, prima di passare a Dylan Dog, e sporadicamente qualcos'altro, un po' volto nascosto. Queste due menti eccelse, menti, braccia e matite, si sono unite un giorno per dare vita a una piccola grande cosa, che è secondo me un gioiellino che abbiamo fatto uscire in edicola ieri, se non ricordo male, 28 di ottobre, sì, è una miniserie in quattro parti, inserita all'interno di queste nuove miniserie che hanno debuttato quest'anno, hanno preso il posto dei romanzi a fumetti che uscivano qualche anno fa, e le prime due sono state Coney Island e Tropical Blues, altre ce ne saranno in futuro. Adesso però puntiamo i nostri riflettori su questa miniserie in quattro parti, in cui Pasquale ha escogitato un modo nuovo di vedere il noir, no? Un modo particolarmente infernale, quindi le sue frequentazioni di Landoghiane saranno sicuramente fatte sentire, il suo amore per il giallo classico pure, e adesso intanto chiederei a te di spiegarci come ti è venuta l'idea per questa miniserie. Da dove nasce Melvin Soul e la città di El Noir? In realtà, come spesso, buonasera a tutti intanto, come spesso succede, è un'idea che, diciamo, avevo da tanti anni. Mi piaceva il concetto della serie, che è questa commistione tra l'hardboiled più classico, quindi con tutti gli stilemi dell'hardboiled, con l'investigatore di tipo classico, con i suoi vizi, col suo modo di bere, di fare a botte, con questo tipo di vita, e insieme metterci un mondo molto particolare, un ambiente molto fantasy, molto nero, in cui questo personaggio fosse inserito in una maniera assolutamente per lui naturale, cioè lui continua, è morto, questo non rivelo niente di particolare, muore all'inizio della storia, e si reincarna in questa città, in questa sorta di inferno laico che è El Noir, che è una città enorme, sterminata, infernale, ma infernale in una maniera molto particolare, molto corrotta, molto, sarebbe l'inferno se non ci fosse Satana, insomma un inferno assolutamente anarchico, dove un
una casta di demoni corrotti ancora più degli umani che lo frequentano, insomma, governa o finge di governare, in realtà lascia andare le cose in maniera assolutamente così brutale. E lui, diciamo, le persone che vengono uccise si reincarnano in questo particolare mondo. Quindi è una città sterminata che avrebbe potenzialmente miliardi di abitanti. Di fatto non è così, perché è molto facile morire di nuovo in questo mondo come si muore nel nostro. Quindi c'è questa seconda vita che a volte dura molto poco, perché questo mondo è violentissimo, per cui una persona è potenzialmente immortale, ma in realtà la maggior parte dei suoi abitanti muoiono dopo poco tempo. E tutti quanti, queste persone che sono state uccise nel nostro mondo, che finiscono in quest'altro mondo, continuano a fare quello che facevano spesso nella vita precedente. Quindi il nostro investigatore continua a fare l'investigatore. E da qui l'idea che mi piaceva, che era questa idea che covavo da un po' di tempo e cercavo la maniera di prima o poi tirarla fuori. A volte le idee, diciamo, germogliano, quindi un'idea c'è, dice è una bella idea, però in questo momento sto facendo altre cose, oppure semplicemente non ho gli agganci giusti per farla diventare, e una radice non è ancora un albero. A un certo punto ci sono state una serie di agganci, ci sono state una serie di film, di cose viste, di fumetti letti, e questa idea ha cominciato a maturare. Ed era questo, cioè se diciamo indaghiamo su un caso che è impossibile da risolvere, qual è la maniera per risolvere questo caso? Il nostro Melvin Saul, il protagonista Melly, il protagonista di questa serie, ha modo di andare a cercare la vittima. Quindi, come, qual è il modo migliore per risolvere un caso che non chiedere il nome dell'assassino direttamente alla vittima? Peccato che questa cosa non è quasi mai così facile. Questo è il concetto della serie, quindi una serie che potenzialmente avrebbe milioni di storie. Noi raccontiamo questa storia perché ogni personaggio di questa città sterminata ha una sua storia che finisce con un delitto. Perché ovviamente se è arrivato lì è perché è stato ucciso, ha avuto una morte violenta, quindi non ha potuto proseguire il suo viaggio, ma si è reincarnato e fermato in quella particolare dimensione. Ho detto anche troppo, forse. Mi sa di sì, hai rivelato tutto. No, ne parliamo immediatamente dopo il contributo filmato che ci siamo portati per dare un po' l'atmosfera di questo noir. Eccolo qui, il noir. Hai detto una cosa imprecisa, ti correggo. Tu dici che il nostro Melvin Saul muore all'inizio della storia, ma non è vero, lui è già morto. Quindi è una dimensione già, è già successo, insomma. Poi viene rivelato esattamente che cos'è. E questa è una città in cui non finiscono i morti in generale, ma i morti ammazzati. Cioè, quindi c'è questa particolarità. Ma c'è un legame tra il nostro mondo e questo El Noir. C'è qualcosa che li lega, c'è un modo, non per passare da una parte all'altra, ma per comunicare tra le due dimensioni. Allora, ci spieghi questa cosa senza rivelare troppo, però, esattamente. E poi introduciamo a questo punto anche il discorso, perché questa differenza tra le due dimensioni è anche un'impronta grafica molto precisa che Giovanni poi ha dato. Chiudo il discorso facendo anche qualche altro spoiler, ma cercherò di non spoilerare troppo. Comunque,
Di fatto questo detective che è morto, muore all'inizio dell'album, ma di fatto la sua morte è un flashback, lui è morto parecchi anni prima, mentre muore in presenza della sua figlia piccola, che è Cassie Saul, la quale da grande non seguirà proprio le impronte del padre, ma diventerà una poliziotta, quindi è un ispettore di polizia nella Chicago di oggi. Il fatto che lei fosse presente alla sua morte, non rivelerò come, comunque con un sistema molto strano, di cui loro stessi non si rendono ben conto, mantengono padre e figlia un contatto medianico, per cui la figlia, che si trova ogni tanto a risolvere dei casi insolubili come questo, di cui non rivelerò nulla, ma è il caso di questa particolare storia, ogni tanto riesce a rivolgersi a suo padre e chiedergli appunto di trovare la vittima. Questo legame padre figlia sarà una costante e sarà anche, diciamo, il concept della serie, quello che ci permette di vedere i due mondi, quindi il mondo nostro e il mondo di El Noir, è un'indagine che procede parallelamente in due dimensioni. C'è un'indagine abbastanza classica di polizia nel nostro mondo e un'indagine molto meno classica in questo mondo particolare che è la città di sotto. Bravo, non hai spoilerato troppo, complimenti. E quando Pasquale ha proposto questa storia, ne abbiamo discusso, abbiamo chiaramente pensato a chi avesse potuto meglio illustrarla, e devo dire che, non perché è presente qua, ma è vero, il nome di Giovanni è stato il primo che ci è venuto in mente, perché proprio per le sue frequentazioni con il giallo e con la detection e con questo tipo di personaggio un po' in Humphrey Bogart, possiamo dirlo, che datano a, adesso tu ci dirai perché no, però le tue frequentazioni datano da parecchi giorni fa, no? Quando disegnavi una serie ancora, non so che anni fossero, il secolo scorso forse, una cosa così, puoi dirlo là? No, meglio di no. Perché abbiamo, no, non la data, ma perché come sei stato coinvolto in questa avventura, e poi appunto parliamo della tua ricerca grafica che ti ha portato a concepire le due dimensioni in modo immediatamente riconoscibile graficamente. Beh, volevo diversificare appunto i due... So che sei timido, ma devi stare vicino a questa... Timido io, figurati. Volevo diversificare con due stili un po' diversi appunto i due mondi, ecco, diciamo. Ci sente benissimo, vero? Ma che più te lo metto più torni indietro, vedi che sei timido. Beh, quando mi hanno proposto questa serie io me ne andavo ben tranquillo passeggiando per Milano, passavo la Bonelli, mi hanno detto ci sarebbe una miniserie da realizzare eccetera eccetera, io ho detto no, ma lo fa Pasquale Ruio. Ho detto no assolutamente, perché conoscendo il tipo ho detto non me la sento proprio. Allora mi hanno comunque convinto a suon di bigliettoni, come minacce, non è vero nulla comunque, perché pagano pochissimo purtroppo, e io ho chiesto a Pasquale, sì vabbè, ok, lavoro con te, nonostante proprio non abbia la minima voglia di farlo, purché tu non mi proponga poliziotti, perché io non so fare i poliziotti, infatti tutti i personaggi sono poliziotti, un poliziotto ogni tavola, il papà morto, a tutti quanti i personaggi, quindi sono stato distrutto da questa cosa, e vabbè, nonostante quello, sto scherzando ovviamente, perché ho la massima stima per Pasquale, non avrei mai accettato una cosa simile tra l'altro, perché non c'era Dylan Dog. In verità si odiano, però quando poi sono in pubblico sono costretti a comportarsi bene fra di loro, no? Ho capito, no, non è vero, dico in verità vi odiate voi, ma invece poi in pubblico siete costretti a... Sì, questo in me. Beh, costretto. Chiuso in un uraghe finché non ha aderito. Sai che qui non sento nulla? No, ma è un bene. È un bene, ok. Vabbè, a parte gli scherzi, appunto, ho lavorato molto volentieri per questa serie perché mi ha permesso di... a tornare un po' al mio stile iniziale di quando avevo 17, 18 anni, 20 anni anche. Allora, quando ho iniziato appunto nel secolo scorso, proprio il secolo scorso, era il 1900, nonostante le malizie, mi ero inventato un po' uno stile anche un po' ingenuo, se vogliamo, no? Con i bianchi neri molto tirati, con stile un po', con i personaggi un po' scontornati, chiaroscuri molto forti, eccetera, erano molto dico le fotografie un po' pelate, diciamo, no? Okay. Forse abbiamo anche un qualcosa da far vedere in modo che
solo che allora si può portare, per esempio qua non si è andata molto bene. Allora, per cominciare a lavorare, ero un ragazzino, quindi non c'erano molte pubblicazioni, c'era solo l'Intrepido, la Bonelli che faceva Tex e Zagor e pochissime altre cose. Ho detto, per mangiare devi un po' rivedere il tuo stile e standardizzarlo, diciamo, renderlo più commerciale. Ho dovuto fare quello. Dopo 50 anni circa mi sono ritrovato a proporre, appunto, a chiedere appunto a questi amici se avessi potuto riprendere uno stile un po' particolare, una gabbia molto diversa da quella bonelliana, eccetera. Mi hanno detto no, assolutamente, però abbiamo comunque concertato che forse era meglio così, insomma, un po' di libertà. Siccome non è Tex, non è Zagor, non sono personaggi tradizionali, potevamo uscire un po' dagli schemi tradizionali della Bonelli, e penso che sia riuscito anche un bel lavoro, se vogliamo, no? Direi proprio di sì. Fra l'altro, noi abbiamo detto vediamo, no? Proponici, perché c'era la necessità anche di avere proprio queste due dimensioni graficamente molto distinguibili, e questa che è la dimensione di Fernale, sì. Esatto, che tu hai realizzato, sì. Quasi senza i neri che determinano le figure, no? Sì. E quindi tutto è dato da un contrasto tra il bianco di fondo, è quasi il bianco che esce invece di uscire il nero, esatto. Ecco, è il rovescio di quello che succede. Un po' solarizzato, sì, che si è fotografato. Esatto. Vedi, le tue esperienze di fotografo sì. Sono state utili anche in questo. E quindi abbiamo detto vediamo l'effetto, proviamo, vediamo cosa succede. E ci ha convinto immediatamente. Fra l'altro voi lo vedete nel formato più o meno, no, di stampa, e Giovanni lavora su un formato abbastanza grande di tavola, ma poi riducendo a formato stampa il prodotto era molto molto affascinante, e in effetti secondo me dà esattamente l'impronta di quello che Pasquale volesse ottenere con questa. Esatto, mi piaceva proprio il fatto, infatti lo noterà chi ha comprato l'albo, chi leggerà l'albo, l'indagine che si svolge sulla terra ha anche proprio una gabbia bonelliana più classica, quella su El Noir è una gabbia ancora più libera, oltre che questo stile più libero, perché sono due piani molto diversi, proposti in maniera sottile, ma che però arrivano al lettore. E nonostante tutto, vedendo anche le tavole fin dall'inizio, c'è stata questa forte emozione che dava questa diversità di segni. E quindi è il nostro effetto speciale, diciamo, di questa serie, che gioca molto sul bianco e nero classico, ma all'interno di questo bianco e nero propone delle atmosfere molto particolari. Sì, abbiamo colto l'occasione appunto per fare una cosa un po', diciamo, spero suggestiva perlomeno, ecco, rendere onore al testo di Pasquale, che comunque ha sempre un certo spessore. È una storia molto chiacchierata, c'è molti ballun di pensiero, il protagonista racconta in prima persona le sue vicende, e quindi questo è da proprio l'impronta dell'hard boiled classic, cioè mi sarebbe piaciuto proprio scriverlo e farlo sentire, farlo recepire al lettore quasi come se fosse un romanzo vero, cioè un romanzo scritto. Non che i romanzi grafici non siano veri, sono più veri degli altri, voglio dire, ma avendo insieme questi due piani, per cui la difficoltà è stata anche tenere un equilibrio tra le immagini che dicevano tanto, erano molto potenti, e la scritta. Quindi io ho lavorato anche molto di riduzione del testo rispetto alle primissime versioni, perché le immagini dicevano già talmente tanto che era inutile caricarci ancora troppo. Nonostante questo è rimasto un romanzo abbastanza scritto. Però ti ho tagliato metà del testo, un po' io, e quindi rimasto un po' meno scritto, ma sempre tanto scritto. Ma per un disegnatore cambiare così, in modo così forte lo stile, è difficile, devi entrare in un mood differente, ti viene spontaneo, è invece una libertà improvvisa che è un po' tutte arricchisce. Queste cose, è un po' difficile perché appunto devi confrontarti con la classica gabbia bonelliana, no? Per cui uscire dopo tanti anni da questi schemi non era così immediata la cosa. Ho studiato un po', circa 4 minuti la situazione, e mi sono lasciato andare, diciamo, perché poi la storia non lo pretendeva, però lo richiedeva in qualche modo, no? Cioè era l'occasione buona per fare qualcosa di nuovo, ecco. Per me, per tornare al vecchio mio stile iniziale, un po' di nostalgia, no? E poi per cercare di rendere un qui, ecco, diciamo che l'improvviso un po' adesso. Abbiamo detto che è un bianco e nero molto tirato, in realtà ho cercato di dare un po' di colore con questa cosa.
Perché il colore, diciamo che per la mente, no, è un po' una costruzione che si fa alla mente, no? Perché una fotografia bianca e nero è più evocativa di una colori, perché appunto mettiamo noi i colori con la nostra testa, è più stimolante se vogliamo, e quindi ho cercato di dare come anche una colonna sonora, se vogliamo, in qualche modo. Questa è presunzione, questa, perché in realtà non ci riesce mai, no? Però si deve dare un po' di colore e un po' di atmosfera anche in, giocando molto su queste atmosfere, appunto, no? Su questi bianchi e neri molto tirati, con queste atmosfere, scusate, l'ho ripetuto troppe volte, non l'ho ripetuto più, no? Con queste situazioni un po' così, anche un po' estreme, perché il testo lo richiedeva, cioè mi ha proprio fatto calare in un mondo parallelo, in qualche modo, senza faticare, senza poi stravolgere la mia personalità, che era così, mi sentivo un morto ammazzato improvvisamente, no? Però insomma è stato un calarsi in una situazione un po' così, un po' diversa rispetto al fumetto solito. Cioè Pasquale mi ha un po' plagiato in questo caso. Poi intensa anche, immagino, perché ti ha occupato un bel po' di mesi, no? Tu sei stato su questa storia, sì, abbandonando lavoro, altro. Penso mai quanto tempo ci metto, mi piace. Va. Però ti sei calato, immagino, sì, in questa dimensione. Sì, poi ho rifatto anche diverse tavole già finite, ho le prove, perché tutto, mi chiede, lo sai, no? Che io rifaccio diverse tavole. Sì, già certo, certo. Abbiamo dei doppioni di diverse tavole. Infatti, poi lui ci chiede, scegli qual è la... alle volte è complicato. Non so quanto tempo ci ho messo, perché ho inciso con un periodo mio di... così un po' di particolare per la mia mente, che è stato un po' così... cioè pesante, ma questi sono dettagli personali per cui non andiamo in merito. Solo che sono uscito da un certo tunnel mentale, per motivi miei particolari, sono proprio... è entrato in questa storia, è stato casuale la cosa. Diciamo che ho preso un virus che mi ha un po' estraniato per un certo periodo, per qualche mese. E quando sono uscito da questa cosa, mi sono trovato di fronte a questo fumetto nuovo e mi ha dato, non so, un input diverso. Un po' una sfida, quindi. Che ma anche perché non volevo più disegnare. Cioè, in un certo periodo vedevo il banco da lavoro, perché è sempre stato per me un riferimento, no? Da anni, da 50 anni, vedere il foglio bianco mi stimolava, no? Questo è il valore sul personale. Tipo adesso devo riempirlo, devo fare qualcosa di bello, di carino, poi non sono mai riuscito, comunque ci ho provato ogni volta, no? E improvvisamente una mattina ho detto, non riesco più a lavorare, non riuscivo più ad entrare nello studio, letteralmente fisicamente nello studio, ed ero come, avevo come un trapianto di cervello, mi trovavo un corpo che non era il mio. Sono rimasto così per diversi mesi, se vogliamo. Poi quando sono uscito mi sono avvicinato al banco e ho trovato questo lavoro che mi ha permesso di fare un lavoro anche diverso da quello che conoscevo fino a quel momento, insomma, di sperimentare una sfida, come dici tu, ma anche un esperimento nuovo. Mi ha anche un po' aiutato, se vogliamo, a, chi lo sa, a ritornare, a riprendere, insomma, con una certa... Ma secondo te è anche dovuto al fatto che un disegnatore ha bisogno di... Beh, certo di sfide, immagino, no? Comunque di... Perché soprattutto nel fumetto seriale tende a rimanere un po' sugli stessi binari, no? Pur con... Vabbè, immagino una serie come Dylan Dog sia anche, da questo punto di vista, aiuta, perché... è piena di cose talmente differenti, no? Sì, infatti, però disegni un po' sempre la stessa cosa, ecco. Sì, però quando mi dicono, ma non sei mai stanco di non sei stanco di fare sempre lo stesso personaggio, no? Quindi dicevi tu, però ogni volta storie diverse. Io dico, la vera sfida è questa, non cambiare personaggio improvvisamente, no? Eccetera, ma cercare di rinnovare qualcosa ogni volta, no? Rientrare nel personaggio e crearlo in un modo un po' diverso, no? Metterci qualcosa in più ogni volta, la sfida è un po' quella, certo. Uscire da un certo schema mentale anche, e poi la sfida appunto anche rinnovarsi totalmente con storie nuove come queste. Certo, poi Giovanni dice sempre non ci sono riuscito, invece secondo noi ci riesce sempre in modo brillantissimo. Io dico che ho imbrogliato, lo dico, no? Lo dico anch'io, che ho imbrogliato gli editori, gli spettatori per 50 anni circa, in realtà non so disegnare. Ci hai fregato tutti e continui a fregare. Continuo finché ci cascano. Niente. Pur dicendoglielo non c'è verso, no? Continuano a cascare. Non so, c'è un mondo pieno di masochisti, credo. O di ciechi. Da questo punto di vista, adesso non ricordo, tu hai scritto tutta la storia prima che lui la disegnasse, oppure già avevi visto cose e avete un po' anche
discusso, parlato e concordato anche la linea grafica su cui volevate muovervi. Sì, questa storia, diciamo, è nata proprio come un progetto a due, cioè mio e di Giovanni, quindi io ho cominciato a scriverla e mano a mano che lui la disegnava rivedevamo anche alcune cose, ne parlavamo, e l'idea era appunto quella di riprendere anche certo cinema arboreo, quindi quel tipo di luci, quel tipo di segni. E appunto io, essendo un lettore di Giovanni dai tempi di Sorro, ricordavo che proprio c'era quel tipo di segno, poi la parola, diciamo, che poi è stato ripreso da Miller, ma è stato fatto da Miller 20 anni dopo praticamente, e quel tipo di luci, quel tipo di illuminazione, quel tipo anche di sensualità, perché poi il mondo di El Noir doveva essere crudo, crudele, ma anche sensuale, e quindi non serviva soltanto un mondo horror, doveva essere molto di più, e lui è riuscito a rendere all'interno di questa situazione molto violenta, molto critica, anche una sensualità di fondo, questa sensualità che è propria dei paesi molto pericolosi, cioè noi andiamo in Venezuela, in alcune città c'è questo senso di pericolo, c'è questo senso di sensualità, di forza, di anche una sua bellezza cruda, crudele, gotica, e questo lo poteva fare appunto, secondo me, bene lui. Dopodiché siamo andati avanti col progetto rivedendo, discutendo della gabbia, discutendo delle variazioni anche dei personaggi, perché sono dei personaggi che sono abbastanza caratterizzati in questa serie, che hanno appunto appaiono, scompaiono, alcuni muoiono, altri restano, altri riappaiono, e devo dire, per me è stato proprio il primo progetto che è stato fatto a quattro mani, quindi in maniera diversa dal mio modo di lavorare, dal modo di lavorare che ho avuto per Cassidy, per cui io porto avanti tutto il progetto e poi lavoro con più disegnatori e, diciamo, sviluppo il progetto in una certa maniera. In questo caso, diciamo, la regia è stata assolutamente condivisa. Bene, e mi sembra che il risultato sia più che soddisfacente. Poi, vabbè, ci sono, come dicevi tu, questa sensualità che lui riesce a mettere, d'altronde anche queste figure femminili, per esempio, no? Molto importanti e molto potenti, che ci sono anche all'interno di questo mondo, anche quando sono dei mostri, chissà perché, hanno sempre una loro sensualità pazzesca, no? Ci vuoi dare qualche altro elemento per farci capire cosa succede in questo mondo di sotto, chiamiamolo così? Ci sono delle figure particolari all'interno di questo mondo, e lasciamo il mistero poi su quello che Melvin Sol dovrà risolvere. Diciamo, questa è una città che, come dicevo, è governata da una casta demoniaca degenerata, che noi chiamiamo i Daem, e che sono quello che potevano essere i diavoli appunto nel momento in cui Satana scompare. Questi si mescolano con gli umani, magari umani molto vecchi che sono in questa città da migliaia di anni, potrebbe esserci un antico imperatore romano che è stato ammazzato, è finito lì, e diventa quello che potrebbe essere un gangster della Chicago degli anni 30. Perché più sono potenti, più riescono a acquisire potere, più riescono a sopravvivere. Questa città è molto facile morire. Per cui c'è una casta doppia, da un lato demoniaca, che sono i famosi poliziotti che apparivano ogni due per tre, fanno parte di questa casta, ma di questa casta fanno parte anche i politici di questo mondo particolare che è il Noir, fanno parte anche una casta, diciamo, di principi o di principesse. Sono delle figure di tipo diverso, come appunto erano diversi i demoni delle cerchie dantesche, i diavoli delle cerchie dantesche, ognuno aveva la propria competenza, la propria specializzazione, quindi erano diavoli dai gorilla, diciamo, dai diavoli che servono biecamente soltanto per dominare o per guidare il branco di dannati, fino al diavolo organizzatore, quindi a quello più nobile, se vogliamo. E sono maschi e femmine, e questo tipo di demoni interagiscono con gli umani di El Noir, con, diciamo, gli umani reincarnati, quindi uccisi e poi rinati in questa città, e di fatto stabiliscono una serie di gerarchie, di sistemi di potere che di volta in volta si amalgama, anche tra loro ci sono invidie, ci sono colpi bassi, ci sono vendette, e il povero Mel si trova all'interno di questa situazione a fare un po' il vaso di coccio in alcune situazioni, perché qualunque di questi demoni potrebbe ucciderlo in un attimo, comprese quelle che appaiono come donne bellissime e sensuali, sono sempre esseri demoniaci, antropofagi, che possono in qualunque momento rivelarsi per quello che sono e uccidere qualunque umano. Se non lo fanno è perché hanno il loro tornaconto, che può essere nei confronti di altri della loro specie, oppure anche solo per denaro, cioè proprio una corruzione diffusa. Quindi questo mondo caotico era un potente motore di storie, secondo me, ed è appunto tra queste storie è stata scelta questa, che di cui non rivelo
poco o niente, ma che procede appunto fino alla destinazione finale, che sarà molto, diciamo, caotica e pesante e feroce. Questo mondo di sotto, chiamiamolo sempre così, anche perché poi magari è di lato, di sopra, non lo so, è un tempo fuori dal tempo, perché il nostro Melvin Solo in fondo è un uomo, possiamo pensare, dei nostri giorni, no? Potrebbe essere morto 20 anni fa, qualcosa del genere. Però nella dimensione di Anwar si presenta come un Arbold anni 40-50, no? Uscito dalle pagine di Chandler Emmett. La città stessa è una metropoli che può ricordare New York, però anche delle dimensioni gotiche, tipo la Gotham di Batman, chi lo sa. Graficamente, per concepire la città, cosa ti sei ispirato? Ma ho lasciato un po' andare la fantasia, mi sono documentato con appunto la New York attuale, certi stili così architettonici, abbastanza anche a volte un po', diciamo, un po' pesantini, no? Che hanno, c'è un gusto un po' barocco, che hanno certe cose, quindi un po' esagerato queste cose, un po' esasperato questi stili, diciamo, ecco. Poi ecco, una cosa che mi piace molto quando posso esprimermi senza dover copiare a tutti i costi, dover documentare, che quando devo copiare vado in crisi, non riesco, perché non riesco a lasciare andare la mano, per cui quando mi dicono inventati qualunque cosa, allora magari male, però invento qualcosa, mi diverto molto di più, sono molto più veloce, altrimenti se documentarmi, copiare, vado totalmente in crisi, perché non ho, se copio un viso per esempio faccio un occhio alto, uno basso, uno grande, uno piccolo, perché perdo il contatto con l'inizio, no? Non ho la velocità. Per cui diciamo che ho parlato troppo di me, forse, comunque beh, è inevitabile. Di te dovevi parlare, certo. Per cui mi sono anche divertito appunto a inventarmi qualcosa. Volevo anche esagerare per alcune cose, ma poi vabbè, vediamo se mai, se un giorno proseguiremo con questa serie, magari mi sfogherò di più dopo. Non volevo calcare troppo la mano. Sì, giocarti tutte le carte subito, no. Insomma. Concettualmente mi piaceva pensare il fatto che c'è una città che è abitata da generazioni molto diverse, appunto ci può essere la persona che è nata nel periodo dei Romani e quella che è nata oggi o subito ieri, quindi è una città che secondo me, sommando tutte queste esperienze, tutte queste generazioni che convivono, perché ci sono persone vecchie di migliaia di anni vicino a persone, dovrebbe essere un po' più indietro di quello che è il nostro presente. Quindi è il risultato delle commistioni, dei sogni, del modo di essere, del modo di vivere di tutte queste persone. Quindi come idea doveva risultare appunto una città più simile a una città degli anni 30, 40 o 20, addirittura in certi momenti, che a una città nostra. All'interno di questa città poi ci sono delle Chinatown, ci sono comunità molto differenti e quindi è tutto estremizzato, è tutto un pochino più indietro. E anche narrativamente secondo me si lega poi a questa, no? Fai un salto indietro e hai trovato una tua specificità, per esempio tutte le parti di Anwar sono raccontate da didascalie, che è come se fossero il diario di Melvin, il pensiero, con una cifra stilistica narrativa che ricorda molto quella degli Arbold, no? Di cui tu sarai lettore, immagino, da sempre. Il noir e l'arboile, diciamo, sono mie vecchie passioni e volevo proprio che riprendere quel tipo di stile, diversamente da quello che è nel mondo reale, in cui è proprio un giallo molto più classico, molto più di detection normale, dove ci sono le telecamere, dove c'è la scientifica, dove ci sono altre cose. Lì è proprio l'arboile chandleriano, quindi col protagonista che anche lui è molto chandleriano per certi versi. Un'indagine molto più appunto fatta di pugni, fatta di appostamenti, fatta di inseguimenti, fatta di altre cose. Quindi piaceva questo contrasto tra questi due modi di raccontare, che tutti e due mi piacciono, in particolare ovviamente quello di sotto. Certo. E come un eroe chandleriano, il nostro Melvin non è certo un detective tutto d'un pezzo, no? Uno sbirro, ma è anzi uno tormentato, uno che ha, insomma, che ci ricorda un po' quell'atmosfera, no? Anche bogartiane, sebbene lui non voglia dire. È un uomo comunque spezzato, perché ha dovuto lasciare tutto, è stato ucciso nel momento in cui aveva una figlia piccola, è rinato in questo tipo di situazioni, quindi si è portato dietro e ha cresciuto ancora di più i suoi vizi, quindi è donnaiolo, è un bevitore, ha proprio tutti i classici vizi dell'eroe noir, dell'antieroe noir,
chandleriano, comunque di quel tipo di hairboiled lì. E volevo che li avesse, volevo che, è una persona che ha una grande ironia ma anche una grande sofferenza dentro, perché in fondo è stato separato dal suo mondo, è stato proiettato in questo mondo dove si è ricostruito degli affetti, delle amicizie anche, ma che di fondo lui non accetta, cioè quello che lui continuamente ribadisce, il fatto che questa città non lo ha ancora digerito e lui cerca di resistere, non vuole diventare indifferente a questa estrema violenza, a questo estremo modo, e reagisce a modo suo, appunto, da un lato bevendo, dall'altro cercando di fare giustizia, tra virgolette, là dove riesce. E questo è il personaggio, e i personaggi che lo circondano sono buoni o cattivi, comunque tutti molto estremi di sotto, tanto quanto vogliono essere più realistici i personaggi dalla figlia in poi del nostro mondo, che sono appunto più simili a quello di una serie televisiva, se vogliamo, nera o comunque poliziesca di oggi. Volevo fare una citazione per le copertine firmate da Davide Fourneau. Vediamo la prima. Abbiamo detto a Davide: dacci la tua interpretazione, come lo vedresti. L'idea nostra, gli stimoli di partenza erano semplicemente: fai uscire delle luci dal buio, che è un po' la versione a colori, diciamo, da copertina di quello che poi Giovanni ha realizzato negli interni. E lui ci ha dato questi squarci, secondo me molto potenti. Abbiamo visto una prima copertina, una seconda la si vede già sul nostro sito, credo, dove c'è la figura femminile molto particolare. Le altre due sono ancora più sorprendenti, secondo me molto, molto interessanti. Ho avuto modo di vedere, perché anche lui, come Giovanni, ha fatto più versioni anche delle copertine, a volte lavorando su idee molto diverse, per cui abbiamo tutta una serie di potenziali variant che sono veramente belle. Ce n'è stata scelta una, ma le altre erano altrettanto belle, per cui probabilmente verranno mostrate prima o poi. Ed è stato un grosso lavoro anche da parte sua, proprio di dare una, come dire, una tridimensionalità, un colore a questo mondo che era nato in bianco e nero. Non era per niente facile, e questo tipo di luci, questo tipo di approccio anche visivo, devo dire, funziona molto bene. E adesso com'è tornare alla classica gabbia bonelliana e a quello che ciò comporta dopo questo? Sono tornate le classiche gabbia bonelliana, poi vedremo se mi presentare qualche altra occasione per fare qualcosa di particolare, vediamo. Devo confessare una cosa: quando parlavo di sperimentazione nuove per questo fumetto, tipo di fumetto, non se ne è accorto nessuno, però mi sono divertito molto a sperimentare. Siccome in casa mia non si butta via niente, ho trovato dei trasferelli degli anni 70-80, di quelle cose che si... quelle trasparenti, eccetera, quelle che adesso si fanno con i computer, e li ho utilizzati per disegnare qualche palazzo, qualche cosa di... Quindi la sfida è questa: cercate di indovinare dove li ho usati, perlomeno. Si è visto anche qua qualcosa. Ho fatto molti esperimenti particolari, potremmo aprire un concorso, molto impegnativi, però molto divertenti anche, se vogliamo, impegnativi dal punto di vista del tempo e della anche temendo di non riuscire poi a realizzare quello che volevo. Comunque, usando anche quello. Perché Giovanni è un disegnatore vecchio stampo, tradizionalista, lui il computer non sa cosa sia, no? No, giustamente. Io ho sempre disegnato con quello che cosa, del catrame, non sto scherzando, a rossetto che rubavo mia madre per disegnare su fogli di carta acerata che non prendeva nessun altro tipo di materiale. Ho sperimentato di tutto, quindi anche questo, trasferirli per dire anche altre cose, diciamo, che poi vabbè, lasceremo un po' al lettore indovinare. Va bene, no, io direi di aprire proprio un concorso su questo, e a chi indovinerà il maggior numero di vincerà un tuo disegno, che noi spediremo al lettore, esatto, più meritevole. Va bene. Va bene. Bene, penso che abbiamo spoilerato tanto, ma adesso dimenticate tutto questo, correte in edicole ed immergetevi nelle nere atmosfere di El Noir, che sicuramente vi avvinceranno, ma abbiamo due autori a disposizione, quindi se volete fare qualche domanda. Penso che... aspetta che ti porto il microfono. Buonasera. Innanzitutto complimenti per il vostro lavoro, è un onore essere con tre colonne
da Sergio Bonelli. Volevo chiedere una domanda specialmente per Ruiu, ma di conseguenza anche per Freieri. Come cambia l'approccio nel pensare una miniserie rispetto a una serie lunga? Cioè, quindi, o anche se vuole, quali sono i pro e i contro di lavorare e di conseguenza anche poi di disegnare una cosa del genere? Grazie. Io rispondo per me da sceneggiatore. E devi proprio rimetterti in gioco tanto. Adesso, questa miniserie è stata pensata come un romanzo che poi è stato diviso in quattro capitoli, in quattro parti, per cui è tutto da riscoprire. Cioè, se io scrivo Dylan Dog, scrivo Tex, la prima volta che lo scrivo affronto tutta una serie di problemi, tutta una serie di metodologie di approccio, di lavoro sul personaggio, che poi mi vale anche per gli anni successivi. Quindi, diciamo, su Dylan io ho un mio modo di scriverlo e ho risolto tutta una serie di problemi, ho fatto tutta una serie di discorsi col personaggio, per cui riesco a entrare in quel personaggio in maniera molto facile. Qui è tutto da scoprire, tutto da inventare, per cui da un lato scrivendo vai in uno stato di autoipnosi e ci vai veramente dentro in una maniera totale, cosa che non succede ovviamente sempre su un personaggio che scrivi da 20 anni. E dall'altra parte è faticoso ma è anche divertente, per cui c'è questa, cioè, mi sono trovato a lavorare alle 3 di mattina su El Noir. Io lavoro, ripeto, tutti i giorni e ho una metodologia di lavoro per cui lavoro veramente dalle 10 di mattina alle 7-8 di sera normalmente, questa è la mia giornata. Lì sono andavo avanti fino alle 3 di mattina, alle 4 di mattina, cosa che mi succede raramente sul lavoro normale, perché il lavoro normale è quello che uno fa. Per cui c'è questo modo di, che spero arrivi anche al lettore, perché c'è un'energia molto diversa, spesa, una fatica anche molto diversa, però il risultato, devo dire, poi ti appaga anche in maniera potente. Scusi, collegandomi a questa, ha provato eventualmente anche a proporla come serie regolare inizialmente? Questa è nata proprio come romanzo. Se poi ci saranno gli altri romanzi, non lo so, penso non lo sa nessuno, nemmeno io. Però, diciamo, è nata come romanzo a sé autoconclusivo. Per quel che mi riguarda, il fatto che fosse una miniserie realizzata tutta da me mi ha stimolato appunto a fare uno stile un po' diverso, perché questo stile, se chiaramente una miniserie è autoconclusiva, se vogliamo, quindi possiamo permetterci di farla a quattro mani, con due autori, sceneggiatore e il disegnatore. Una serie lunga, una serie normale, per esempio, avrebbe comportato anche il coinvolgimento di altri autori, disegnatori, che forse con questo stile potevano avere difficoltà. Quindi differenze di mano sarebbero state troppo evidenti. C'è stata una dicotomia tra il mio stile e di qualcun altro, magari molto, anche più bravo di me se vogliamo, però con difficoltà a dover seguire certi schemi, tipo il disegno scontornato, certi chiaroscuri eccetera, per cui diciamo che mi ha agevolato il fatto che fosse una miniserie, mi ha permesso di lasciarmi un po' andare senza dover appunto rispettare certi schemi da dover far seguire poi da altri autori. Generalmente quando di quasi tutte le nostre serie che sono lunghe, no? Alcune appunto anche decenni, uno sceneggiatore molto spesso scrive la storia e non sa a quale disegnatore verrà poi affidata, no? Solo raramente succede, perché appunto magari rimangono nel cassetto per un po' i disegnatori, il primo che si libera, qual è il più adatto a fare una storia di questo tipo. Invece l'operazione di questi romanzi, questi mini miniserie, è proprio quella di fare dialogare tra loro di autori, che sia un prodotto più autoriale, ma non nel senso che rispetto agli altri prodotti bonelliani sia migliore, sia più importante, sia diverso, ma proprio perché mette insieme le specificità di uno sceneggiatore e di un disegnatore che restano su questo progetto e che appunto riversano su questo progetto la loro creatività, e quindi un prodotto che sia loro, no? Anche molto riconoscibile in questo senso. Per cui, diciamo, se il noir verrà visto sarà sempre di Ruiu Freieri, siamo molto gelosi di questo mondo, non ci facciamo entrare nessuno. Questo è il momento più drammatico. Domande? Generalmente è sempre la prima la più difficile, no? Questa volta l'abbiamo avuta invece. Grazie.
A me è incuriosito molto il fatto che muoiono, si reincarnano e si ritrovano in un mondo dove è molto facile di nuovo finir male. Hai approfondito anche questo secondo aspetto, magari non puoi dirlo, oppure cioè, una volta che finiscono anche in questo mondo, in questo secondo mondo, al di sotto, come dicevamo, al mondo di sotto, hai diciamo indagato anche questo, o veniremo a capire dalla storia anche questo? Grazie. Prego. No, questa era un'altra cosa da dire, diciamo. Volevo che il senso della morte ci fosse in quel mondo esattamente come c'è nel nostro, cioè loro stessi si sono reincarnati, cioè hanno un'altra vita, quindi c'è una vita dopo la morte, ma non sanno cosa c'è dopo la successiva morte. Sappiamo che all'esterno di questa città ci sono dei deserti, delle zone in cui non si può andare, cioè ci provi ad andare, ti fanno fuori, insomma, gli stessi Daim, da questa stessa casta che controlla la città, per cui oltre potrebbe esserci qualunque cosa, e la sensazione che quello che arriva dopo sia peggiore di quello che hanno già, per cui nessuno ci tiene a morire di nuovo, insomma, in questa città. Volevo che questo senso della morte fosse molto forte, perché ovviamente è anche un altro motore di emozioni, di dinamiche, di dominio, di fuga, di istinto di sopravvivenza, che doveva essere assolutamente presente, se no veniva meno proprio il concetto di hardboiled, di nero e della dinamica della storia stessa. Quindi potrebbe esserci un El Noir di El Noir, oppure no, e anche il discorso delle reincarnazioni qui funziona a rovescio, cioè invece di accrescere si torna indietro. Poi, fra l'altro, noi dicevamo che è l'inferno dei morti ammazzati, ma non necessariamente dei cattivi, no? Quindi molte sono vittime, sono buoni. La maggior parte sono vittime, sono tutte vittime di fatto, ma la maggior parte sarebbero persone normali che sono state uccise. Uno potrebbe finire lì perché è stato ucciso durante una rapina, perché è stato ucciso in qualunque altra situazione, deve aver avuto una morte violenta, quindi un femminicidio, adesso per dire, un incidente stradale provocato appositamente da una persona che ti odia. E quindi questa cosa però ti proietta in questo mondo dove devi subito farci i conti, perché da quando arrivi ti trovi immediatamente con gente che ti aspetta, che non ti vuole fare del bene. Buonasera. Lei ha spinto molto sul genere hardboiled, però da quel che ho visto, poi magari ho frainteso, c'è anche molto horror. Quanto è sbilanciato il rapporto tra questi due generi nella serie? Volevo che ci fosse un rapporto, ma non diamo una percentuale, diciamo, però questo mondo è realistico nella sua irrealtà, cioè ha delle regole molto precise, e a queste regole mi sono tenuto, che una, diciamo, la situazione quando scrivi qualunque storia fantasy, dal fantasy puro al fantasy noir, al fantasy horror, all'hardboiled fantasy, insomma questa mescolanza di generi, l'unico modo per non perderti è darti delle regole e seguirle. Quindi come chi lo legge scoprirà, diamo delle regole già subito, cioè quello come funziona questo mondo, quali sono i suoi confini, quali sono. Non mettiamo proprio la classica diciamo piantina che ci sarebbe in un se fosse un romanzo fantasy, dove uno dice lì c'è il castello, lì c'è la strada, quegli altri sono le montagne, però ce la immaginiamo, e in queste regole cerchiamo di dare un realismo a questa situazione. Questo ci permette anche di creare delle atmosfere horror molto intense, però gli stessi personaggi più horrorifici che si incontreranno via via, personaggi che sono veramente mostruosi, antropofagi o comunque sanguinari, hanno una facciata di normalità, quindi di realismo, cioè funzionano in fondo come funzionerebbero dei poliziotti corrotti nella New York degli anni 70, solo che questi ti mangiano anche vivo se gli gira. E per cui non ho voluto premere sulle atmosfere horror oltre un certo punto, non è Dylan Dog, è un'altra cosa. Quindi diciamo, se dovessimo dire, c'è molto di hardboiled, molto di poliziesco, con una piccola spruzzata di horror, che però quando c'è è anche molto violenta, molto intensa. Grazie. Bene. Direi che ringraziamo Pasquale Ruio e Giovanni Freghieri. Con il vostro El Noir appuntamento in edicola per i prossimi 4 mesi, da non perdere.
aspettiamo appunto il concorso sui trasferelli, e grazie a tutti voi per aver partecipato questa sera. Grazie di nuovo.